questa Roma ci sa fa, e perciò comunque va, sia che vinca oppure no, resta sempre in Serie A. Ammazza che Roma che ci avemo, ma che embolide, nave langa, un ciclone, un tornado, no, è no squadrone, è il più bello squadrone della penisola. Pietro suona le campane, il Giannicolo gli risponde con gli spari dell'immortai sua, e il Campidoglio sfavilla il sole con una mucchia di bandiere giallo-rosse. La Roma, lo squadrone ciclopico, e il marziano del calcio italiano ha vinto lo scudetto! Galli! Annaggia per la gioia, se ci fosse stato Nerone per dare a tutta la città il colore giallo-rosso, avrebbe incendiato un'altra volta Roma, poi avrebbe preso la cedra e se sarebbe messa a cantare. Lasciatemi cantare con questa cedra in mano, lasciatemi cantare con sto cuore de romano. Avrebbe interrogato uno per uno tutta la popolazione dell'impero per sapere chi era romanista e chi no, e a quelli che non erano romanisti gli avrebbe fatto un gesto eloquente, cioè appoggiando la mano sinistra sul braccio destro e muovendolo come un pendolo gli avrebbe detto: tiè, beccate questo. Poi magari, non so, Poppea, dopo aver fatto il bagno nel latte della zebra juventina, avrebbe detto al marito consorte: Neronuccio mio, che spettacolo c'è oggi al Coliseo? Come che c'è? Gli avrebbe risposto Nerone. C'è la premiazione dei gladiatori romani che nell'arena hanno combattuto contro le bestie più feroci del campionato. Zebre, tori, ciucci, serpenti, aguilotti, grifoni. Au, ma non c'è sa pure l'agnelli? No, quelli se li siamo fatti alla cacciatora. Ma a Roma se magna l'abbacchio alla cacciatora e no l'agnelli. E beh, più abbacchiati dell'agnelli in cesso. Roma, Roma è grande, Roma è caputte munni, come ugualmente vorrebbe di che è la capoccia di tutto il mondo. Ecco, ho dato la spiegazione io. Dunque, adesso si accontenta di essere la capoccia d'Italia, poi siccome l'appetito vi è magnanno, allora diventerà pure la capa del mondo calcistico. I giocatori della Roma sono talmente bravi che più meglio non se può, lo dico io. Oh, c'è per esempio il brasiliano Falcao che ha fatto ballare la samba agli avversari, che i poveretti non sapevano più come fermarlo. Eh sì, te lo dico io, gli facevano la scianchetta e lui si rialzava, gli davano la spintarella e lui faceva carriera. No, momento, no, scusate, mo, io mi sono sbagliato, qui non stiamo in politica, no. Volevo da dire che lui correva di gran carriera verso la porta avversaria e ammollava al pallone una pezza che il portiere manco la vedeva, o meglio, vedeva solo la palla in rete. E gli altri, dite voi, annaggia, ecco, uno più meglio dell'altro. E mo vo dico io, inversi. Sì, ma no quelli rumorosi, quelli che fanno la rima. Dunque, poesia. In porta c'è l'Atletico Tancredi e per terzini Vicche Vurdennela, Righetti con Mardera che te gela l'assalto dei nemici e te li vedi mo in difesa e poi a fa l'attacco e dai un po' de punta e un po' de tacco. E all'attacco sono semidei, ad infilare la porta sono pronti. C'è Ancelotti, Di Bartolomei, Procasca, Abruzzo, il nazionale Conti, e Chierico, Valigi e poi Superchi, Faccini, Iorio e Cantrocerchi. E Lidom, che dirige questa orchestra, è tanto grande quanto assai modesto. La Roma gioco a zona è gran maestra ed è maestra in tutto quanto resto. Allenatore, senza fa questioni, te vincerà la Coppa dei Campioni! Ecco, ah, me so sfogato! Per tutto il campionato sto cuore mio mi ha fatto sempre tup, 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 tup. E mo è giusto che al posto di quel battito monotono
canti una canzone spassionata, scritta, pensate un po', da Puccini, e scusate se dico poco, su parole d'Orazio, che poi non so io, ma de uno che si chiamava come me all'epoca romana. Insomma, sto cuore mio, dicevo, canta quella canzone che dice...